Siamo a Roma al 75esimo congresso nazionale della Società Italiana di Cardiologia. Parliamo col professor Ciro Indolfi, ordinario di cardiologia all'Università Magna Grecia di Catanzaro. Senta, professore, con lei vorremmo fare un po' il punto sul trattamento delle patologie cardiovascolari, soprattutto poi per quanto concerne l'infarto del miocardio. Incominciamo un pochettino dall'inizio. Ecco, quali sono stati i grandi passi in avanti, appunto, in tema di queste terapie e che cosa resta ancora da fare, soprattutto per quanto concerne l'infarto? Oggi la vita media si è allungata di 7 anni, oggi noi viviamo di più rispetto ai nostri genitori e probabilmente i nostri figli vivranno ancora di più. Questo è legato soprattutto agli avanzamenti tecnologici e anche farmacologici della terapia delle malattie cardiovascolari. Questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la causa di morte numero uno nel mondo occidentale e in Italia. In tema di infarto del miocardio, in cui probabilmente la ricerca appunto, clinica e farmacologica ha dato i migliori risultati, qual è il ruolo dei farmaci antiaggreganti? Una delle maggiori innovazioni e dei maggiori successi in cardiologia è stato sicuramente il trattamento dell'infarto miocardico acuto. Basta pensare che la mortalità per infarto solamente 50 anni fa era del 30-40%, mentre oggi questa mortalità si è ridotta in modo significativo. Perché si è ridotta la mortalità? Si è ridotta fondamentalmente per due motivi. Il primo motivo è stata la introduzione nella pratica clinica di nuove terapie più efficaci e la seconda motivazione è legata al trattamento meccanico dell'infarto. Oggi l'infarto che è causato da un'occlusione trombotica di una coronarica viene trattata con un'angioplastica primaria e questo ha permesso di portare la mortalità per infarto, soprattutto per l'infarto cosiddetto STEMI, al 2-3%. Senta, in quest'ottica di evoluzione, qual è il ruolo di Prasugrel e di Ticagrelor, che sono i due nuovi antiaggreganti disponibili appunto da qualche tempo anche nel nostro paese? L'infarto miocardico acuto è causato dalla rottura di una placca cosiddetta vulnerabile o instabile che provoca un'aggregazione piastrinica. Questa aggregazione piastrinica può essere parziale e provocare un infarto che viene chiamato non ST elevato o l'occlusione può essere completa e provocare un infarto STEMI. Con queste premesse è chiaro che il trattamento più efficace del paziente con infarto, sia esso trattato con un'angioplastica primaria o con in terapia farmacologica, uno dei capisaldi del trattamento dell'infarto è la terapia antipiastrinica. I farmaci che venivano utilizzati negli anni passati sono essenzialmente due, l'aspirina, che rimane uno dei farmaci che viene somministrato per tutta la vita nei pazienti con malattia coronarica, ed all'aspirina doveva essere associato un secondo farmaco per bloccare completamente l'attività delle piastrine e questo secondo farmaco viene chiamato tienopiridina. Precedentemente veniva utilizzato il clopidogrel per avere un effetto completo sull'aggregazione piastrinica. Oggi abbiamo due nuovi farmaci che sono il Prasugrel e il Ticagrelor. Sono due nuovi farmaci antipiastrinici che hanno delle particolarità. Perché bisogna usare questi due nuovi farmaci? Perché il clopidogrel, al quale noi siamo molto grati perché è stato un farmaco molto utile negli anni passati, però questo farmaco, il clopidogrel, ha dei limiti. I limiti è una lenta inizio della sua azione, per cui se il paziente ha un infarto miocardico e deve essere portato in emodinamica, abbiamo bisogno di un trattamento antipiastrinico che sia molto rapido,
ha un secondo limite del clopidogrel, è la variazione interindividuale della sua efficacia, cioè è un farmaco che non è efficace in tutti i pazienti. Per controbilanciare questi limiti del clopidogrel sono stati introdotti nella pratica clinica due nuovi farmaci che sono stati testati in studi randomizzati, che hanno dimostrato questi due studi, lo studio Triton TIMI-38 e lo studio Prato, hanno dimostrato la superiorità di questi due nuovi farmaci, antipiastrinici rispetto al clopidogrel. Quali sono i vantaggi pratici? I vantaggi pratici sono soprattutto la rapidità d'azione, questi farmaci sono efficaci in modo molto rapido e soprattutto non hanno una variabilità individuale come il clopidogrel. Senta, professore, un aspetto che forse non è ancora stato completamente chiarito è per quanto tempo vanno utilizzati questi farmaci una volta appunto che si è fatta l'angioplastica. Cosa ci può dire a questo proposito? Questo è un punto molto importante perché dopo una sindrome coronarica acuta con l'impianto di uno stent, sia esso medicato o non medicato, la doppia terapia antiaggregante con aspirina e un secondo farmaco antiaggregante dovrebbe essere effettuata in assenza di controindicazioni per 12 mesi. Molto recentemente è stato presentato uno studio importante, è stato presentato all'American Heart del 2014 e pubblicato sul New England Journal of Medicine, uno studio che ha dimostrato che se si prolunga questa doppia terapia antiaggregante, e lo studio era stato fatto con l'aspirina e il secondo antiaggregante era il clopidogrel o il prasugrel, il prolungamento di questa terapia per più di 12 mesi ha portato a una riduzione degli eventi avversi, soprattutto dell'infarto. Questo miglioramento di outcome clinico veniva pagato con un lieve aumento dei sanguinamenti non severi. Bene, senta professore, come vede l'evoluzione ulteriore della terapia in questo tipo di pazienti? Cosa resta ancora da fare a suo giudizio? Sicuramente abbiamo fatto dei grandissimi passi in avanti nel trattamento dei pazienti con sindrome coronarica acuta e questo ha contribuito al miglioramento della sopravvivenza. Oggi abbiamo dei farmaci più potenti, abbiamo la possibilità di trattare in modo meccanico l'ostruzione coronarica con l'utilizzo di un'angioplastica e l'impianto di stent. Rimane due aspetti molto importanti. Il primo è organizzativo. Il paziente deve arrivare in ospedale al più presto possibile. Non dimentichiamo che il 50% dei pazienti con infarto miocardico muore prima del ricovero in ospedale. Quindi abbiamo un problema di tipo organizzativo. Su questo possiamo fare poco come medici e come cardiologi, è un problema ovviamente che deve essere affrontato in modo organizzativo. Quello che noi possiamo fare invece nel laboratorio di emodinamica è trattare al meglio i nostri pazienti con le terapie più efficaci e il futuro probabilmente sarà quello di una personalizzazione della terapia, cioè ogni paziente verrà trattato a seconda della sua patologia e delle sue comorbidità con il miglior farmaco possibile.